Commissario Iannacone, allora, fa rabbia, insomma, 2-1 a 15 minuti dalla fine, superiorità numerica in campo, invece il San Marco si è fatto sorprendere da un pareggio che non vi ha dato neanche il tempo per riorganizzarvi praticamente. Dispiace molto, siamo ricaduti un po' sugli stessi errori. Quando si dice facciamo esperienza in questa categoria, l'esperienza deve servire a maturare e a farti apprendere dagli errori. Quando poi si ricade, evidentemente vuol dire che qualche problemino nella categoria ce l'abbiamo. Eravamo in vantaggio di un gol e di un uomo e in quel momento bisognava gestire bene quei 4-5 minuti e poi sarebbe finita. Invece siamo stati polletti, anche se devo dire che il gol del pari, c'è stato un fallo nettissimo su Coco a centrocampo, non so perché non sia stato fischiato, non lo so. Comunque una gara ben giocata, aperta, contro un avversario molto tecnico, tutto sommato la prestazione non è mancata, è mancato solo, come dicevi, quel controllo dopo il vantaggio, Marcello. Quei pochi minuti, ma poi oltretutto, tra virgolette, non è che ci abbiano impensierito più di tanto, credo che la partita l'abbiamo fatta e anche bene, però purtroppo abbiamo preso quel secondo gol, mi dispiace molto perché il fallo su Coco c'era e non puoi non fischiare un fallo del genere, forse per tutta la confusione che c'era stata prima, ma questo non giustifica, perché prima anche sul gol nostro del vantaggio c'è stata tutta quella polemica, ma non vedo perché se sulla punizione di Coco rimette in gioco la palla un difensore del Barletta, il guardalinea alza la bandierina e si pensa a un fuorigioco che non esiste perché non c'era. L'arbitro ha visto bene, non vedo perché poi si debbano cambiare alcune dinamiche. Certo, comunque non cambiano i programmi del San Marco, adesso che lavoro farai nella pausa, e anche perché c'è ancora tutto il girone di ritorno da disputare. Sì, intanto rispetto all'andata abbiamo un punto in più e questo è già positivo. Durante la pausa faremo dei sacrifici, faremo qualche sacrificio in più, cercheremo di spingere un po', anche perché oggi è stato ammonito anche Menicozzo, sarà il prossimo a rimanere fuori, siamo sempre contati, per cui dobbiamo sopperire a questa mancanza e farci trovare pronti al 5 di gennaio a Biceglie. Grazie Marcello. Grazie.